Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Ameria Radio in diretta. Tra poco, Ameria Radio in diretta. Radio presenta Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. La versione
Signore e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del venerdì di Tutto nel Mondo è Burla. Come avete visto dal titolo della nostra trasmissione, stasera si parla di tenori di coloratura. Intanto salutiamo Max, che è qui con noi. Aspetta Max che ti apra il microfono, vai! Sì, ciao a tutti, buonasera, eccoci qua. Oh, e come avete visto abbiamo iniziato con Quandico Flores che canta Cessa di più resistere dal Barbiere di Siviglia. Allora, Max, due parole adesso un attimo sul tenore di coloratura, no? Qual è la differenza, quali sono, diciamo, le peculiarità e qual è il repertorio, no? Su cui si trova a combattere, no? Allora, il tenore di coloratura, come avete potuto ascoltare, è un tenore molto agile, con una voce... tra virgolette, perché non è sempre così, comunque sufficientemente leggera, e quindi da di timbro non molto scuro, anche se ci sono delle eccezioni, e caratterizzato da una grande estensione. Poi scenderemo anche nel particolare con gli ascolti, no Max, tra il tenore di coloratura dalla Rossini Renaissance in poi e quelli che prima erano i tenori che affrontavano il repertorio rossiniano, no Max? Sì, infatti diciamo che questa sera l'abbiamo impostata un po' sulla riga rossiniana, no? Sì. Che insomma, ecco, il tenore di coloratura
C'è anche Bellini, Donizetti, perché ci sono poi tutta l'opera anche barocca del Settecento, insomma noi ci fermiamo un po' a quello che è l'opera dell'Ottocento italiano, no? Andiamo a vedere, diciamo che c'è questa dal punto di vista dell'interpretazione stilistica in Rossini, questa, come dire, linea di demarcazione, no? Rossini Rossini Renaissance, no? Così definita, e post Rossini Renaissance, no? Ossia modi differenti di interpretare Rossini. Rossini Renaissance, diciamo Claudio Abbado, vogliamo mettere dentro, insomma, il direttore di questo calibro, hanno riproposto un qualcosa che precedentemente, diciamo, hanno fatto un discorso un po' più filologico, come probabilmente veniva cantato Rossini, quindi una rinascita rossiniana dopo un cantare questo repertorio forse un po' fuori stile, ecco, Sì, non so cosa vorrei dire in questo modo. Allora, stasera ci divertiamo un po' ad ascoltare come i vari Juan Diego Flores, andando un po' indietro, Guilherme Matteuzzi, Rockwell Blake, cantavano questo, cantano, scusate, cantano questo repertorio e poi vedono un po' come veniva cantato precedentemente. Quindi stasera assolutamente. ascolteremo molto Rossini. Oh, diciamo che come ci sollecitano dalla chat, ovviamente, per fare questo repertorio, ovviamente bisogna essere dotati di una tecnica importante, perché ovviamente bisogna arrivare alle vette che ti propongono queste arie, soprattutto nelle variazioni Zeta docet, diciamo, con la massima sicurezza, perché sennò i rischi sono molto elevati. E in questo poi c'è chi è più dotato dalla natura in partenza, tipo Flores, perché lui stesso lo ammette in un'intervista in cui la natura chiaramente è stata molto prodiga con la sua voce, perché chiaramente lui già di partenza era ben piantato con la sua voce, che poi non ha fatto altro, insieme a Palacio, uno dei suoi mentori, diciamo, svilupparla e quindi anche a perfezionarne l'impianto tecnico. Stessa cosa se ne parla di William Matteuzzi. William Matteuzzi, per esempio, è un tenore che ha passato più periodi nella sua carriera. Ha avuto il periodo cellettiano, poi c'è stata, diciamo, una maturazione stessa della sua voce. Poi c'è stato il primo maestro, adesso non mi ricordo il nome, un maestro di Bologna era, che poi ha diciamo, condito insieme per crearsi una tecnica che ha fatto veramente storia in un certo periodo, no, dell'opera, anni 80-90, e riproponendo opere che da tanto tempo non si ascoltavano. Era di casa al festival, al Roffa, Rossini Opera Festival, e come lo stesso Rockwell Blake, che anche lui, nello stesso periodo di William Matteuzzi, affrontava il repertorio con una voce molto particolare, tra parentesi, che non so, Max, se tu sei d'accordo se lo vogliamo andare ad ascoltare? Che dici? Sì, andiamo, ecco, diciamo, volevo fare una precisazione Vai. su questa Rossini Renaissance iniziale fu negli anni 40, no? Diciamo, con il maestro indimenticato Vittorio Puglia. Poi però, diciamo, c'è la seconda fase, quella che stiamo vivendo, diciamo, quella che ha dato l'imprinting a questo attuale. Parliamo delle rivisitazioni, le edizioni critiche, ecco, le rivisitazioni, edizioni critiche delle partiture fatte dal maestro Zedda, da Filippo Grosset, e poi, appunto, come dicevo prima, da Claudio Abbado, e questa va verso la finissima, diciamo, proprio la fine, gli ultimi anni degli anni 60, parliamo 68-69, fino a tutti gli anni 70, 80, 90, eccetera, eccetera. Ecco, Ah, fino visto che tu hai ad parlato di Zedda, di Gosset, io posso arrivare. raccontare come nascevano le opere a Roff, perché io mi sono incontrato cantando l'Otello di Rossini nel 90, nel 91, a lavorare sia con Zedda che con Gosset, che praticamente stava a tutte le prove,
con il maestro Gelmetti, il compianto maestro Gelmetti, e con lo spartito in mano si avvicinava a tutti i personaggi e cambiava un'appoggiatura. Qui fai questa agilità, qui fai così. Era praticamente l'opera si imbastiva con lui, no? Alle prove al pianoforte, alle prove di sala. E tutti quanti, magari in certe situazioni c'erano delle difficoltà perché mentre facevano la prova, uno aveva messo in gola, diciamo, in voce l'opera in un certo modo, cambiava l'agilità. Mi ricordo Chris Merritt si doveva mettere da una parte a studiare l'agilità. Ogni volta che si avvicinava al maestro era un disastro perché c'erano tutti i paure, cioè, mo cambia tutto. Perché è proprio così, nel senso, magari stando ad ascoltare le prove di sala si rendevano conto che quel tipo di voce poteva fare questo tipo di agilità, questa coloratura, e allora era tutta una scoperta. Mi ricordo anche la Gasdia, quando doveva fare l'aria, praticamente abbiamo iniziato in un modo, ha finito che era tutta diversa, però erano voci che se lo potevano permettere. Allora, Max, se sei d'accordo, io andrei a sentire Cessa di più resistere, cantato da Rockwell Blake, così ci rendiamo conto della diversità anche di impostazione, no? Sì. Andiamo ad ascoltare Cessa di più resistere, cantata da Rockwell Blake. Di più resistere, di più resistere, non ci mentarmi, io sdegno. Spezzato il
Bene, abbiamo ascoltato Blake, sempre in Cessa di più resistere, no Max? Abbiamo sentito un'impostazione diversa da quella di Flores, chiaramente. Sì, diciamo che Blake, sinceramente lo preferisco, reputo Blake il tenore rossiniano, diciamo, della seconda rossiniana Renaissance, il top dei, dei top, questo è il mio gusto personale. Secondo me non ha pari, Rock e Blake non ha pari. Straordinario nell'agilità, nella tecnica, è veramente un grandissimo, è stato veramente un grandissimo tenore rossiniano che ha saputo dare il massimo di sé. Ha cantato anche altro sicuramente, ma in Rossini secondo me è stato il top dei top. Molti non saranno d'accordo con me, però questa è la mia impressione, la mia opinione, il mio gusto personale. No, sicuramente è stato uno dei grandi. Io ho avuto
piacere di ascoltarlo dal vivo in un concerto a Rof. Magari io già ho una persona che non sarebbe d'accordo, però non la nomino, perché insomma, va bene, non era molto d'accordo su come cantava Rockwell Blake, ma opinioni, e quindi. Oh, allora adesso andiamo a sentire, no, l'altro tenore, no, della Rossini Renaissance, che ha fatto un po' la storia come Blake negli anni 90, primi 2000, 80-90, primi 2000. E lo ascoltiamo nella grande aria che ascolto dall'Otello di Rossini. Qui un piccolo aneddoto, perché c'ero anch'io, cantavamo insieme, io ero, diciamo, lì nel cast dell'Otello di Pesaro del 1991, dove cantava anche William Matteuzzi. Un piccolo aneddoto, non dico chi era, qual era stata la causa, però questa sera, perché l'aria fa proprio capo a quella sera, che era il 16, mi pare, di agosto del 91, l'opera andò in forma di concerto, perché un interprete, insomma, mancava e stava male, e il sostituto non aveva seguito mezza prova, quindi ecco, non fu così. Mi ricordo che entrammo tutti in palcoscenico, mi ricordo che venne l'addetta del teatro nel mio alloggio e mi disse: "Ma tu ce l'hai il vestito blu?" Io lo portavo sempre, perché poteva capitare, perché dopo la recita si andava sempre a cena, quindi si stava fuori sempre in case, diciamo, di persone che ci accoglievano dopo la prima. E allora io: sì, ce l'ho, va benissimo, ce l'ho stasera in vestito blu, perché manca Tizio, e allora andiamo in forma di concerto. Mi ricordo, questo lo posso dire, che dirigeva Gelmetti, noi tutti schierati dietro il palcoscenico, a sipario chiuso. Gelmetti arriva, fa aprire il sipario. Quando si accorgono che stiamo tutti schierati, penso che una sequela di fischi così potente non l'ho mai sentita, non si riusciva a iniziare. Ed era una cosa veramente pazzesca, non si riusciva a iniziare. E mi ricordo che poi dopo, vabbè, cominciò. Alla fine noi ci allontanammo, perché dopo l'inizio ci siamo allontanati, e dopo aver salutato il pubblico. E quindi che succede? William, nel duetto insieme a Cecilia Gazdia, comincia a fare la scena, perché la scena era montata, e canta quest'aria. Vi dico, il teatro è venuto giù. Credo che abbia applaudito per più di 10 minuti sicuramente, tant'è che William poi salì nei camerini e continuavano ancora ad applaudire. Poi lo ascolterete, fu un momento eccezionale. Quindi andiamo ad ascoltare l'Otello, l'aria che ascolto, l'aria di Rodrigo, la grande aria, cantata da William Matteuzzi, da Pesaro, Otello 1991. Ahimè,
Ve li abbasso perché staremo qui fino alla fine della trasmissione. E
Abbiamo sentito un altro modo, diciamo, di affrontare le agilità e le arie, diciamo, rossiniane di coloratura, come è questa. Adesso che abbiamo ascoltato Flores, che abbiamo ascoltato Blake, che abbiamo ascoltato Matteuzzi, possiamo anche dire che tutti e tre hanno, diciamo, un colore di voce completamente diverso, nel senso che non si può, come magari era tanti anni fa, e fra poco andremo a sentire, sono tre voci, tre vocalità completamente diverse. Abbiamo un Flores che è molto strumentale, abbiamo un Flores che riesce, come avete ascoltato, a fare tutte le note, snocciolarle una per uno in maniera come se bevesse acqua fresca, perché in effetti è uno strumento Flores, quindi oltre ad essere un grande musicista, lui usa la voce veramente come uno strumento. Poi abbiamo sentito Blake, che con voce più potente, più, diciamo, più carnosa, con la sua tecnica riesce a gestire anche le agilità più impervie, ovviamente tirando fuori un risultato timbrico di tutto rispetto e di un certo di una certa anche di un certo colore abbastanza scuro, che è difficile trovarlo nei tenori. Ecco quello che dicevo all'inizio, non è da tutti. Poi non abbiamo per esempio ascoltato Bruce Ford, perché Bruce Ford è ancora più scuro di Blake, che comunque dimostra che con la tecnica si può cantare anche con una voce più potente, più scura, questo repertorio. E poi c'è William. Io sarò in parte in causa, sarò interessato. Però, se avete notato, ovviamente il porgere la voce, come porge William la voce, tra i tre, a mio modo di vedere, è il migliore, perché ha una linea melodica, riesce a fare, diciamo, a portare il canto in modo tale che ti fa prendere i brividi. Poi si può discutere su alcuni suoni, non c'è dubbio. Però, secondo me, dal punto di vista musicale, dal punto di vista della resa, a mio modo di vedere, quindi me ne prendo tutte le responsabilità, fa provare dei sentimenti che forse gli altri due un pochino meno. Sarà anche l'aria che porta a questo. Però io l'ho sentito avendoci studiato in tante altre situazioni e devo dire che quando William comincia a cantare, veramente è da brivido. Max, tu che ne pensi? Io te l'ho detto prima, so che tu sei un tifoso sostenitore di William Matteuzzi, però io, secondo, cioè, personalmente, ripeto, un gusto personale, siamo 100.000 persone che saranno contro questo colpito, per me Rock Blake rimane un grandissimo tenore per quanto riguarda il tema dell'agilità. Matteuzzi è straordinario anche lui. Diciamo che sono stati i due più grandi, secondo me, nel periodo anni 80-90. Sì, Ecco, diciamo, sono stati il top. Forse non avevano pari, non avevano pari. assolutamente sì. Questo. Allora, che dici, Max, di cominciare ad andare invece a sentire come prima di loro si cantavano questi repertori? Eh sì, adesso andiamo un pochino indietro, no? Rimaniamo sempre in Rossini, poi se vogliamo alla fine magari metteremo anche una fine del reggimento. Sì, certo. Però diciamo che è interessante perché Rossini, questo percorso che stiamo facendo, o meglio questa impronta che abbiamo dato, perché appunto c'è questa linea di demarcazione, no? Questa doppia Rossini Renaissance che va agli anni 40, ma diciamo lì è proprio in embrione, non è che ci siano queste grandi differenze. Diciamo la differenza grossa comincia, che è quella che ci porta a noi, come abbiamo detto, verso la fine degli anni 60, 68, 69, 70 e poi via via. Ecco, quindi adesso andiamo a sentire qualche cosa che appartiene a qualche anno precedente, no? Oggi ci sono certi tenori che Rossini non lo vanno a cantare perché magari cantano l'Elisir d'amore, no? Ma non cantano Rossini. Perché è diventato un discorso un po' più complesso, un po' più di nicchia quasi, no? Del cantare Rossini dopo questa seconda, appunto, mi ripeto nuovamente, questa seconda Rossini Renaissance. Quindi adesso proponiamo l'ascolto di. L'Anguir per una bella dalla Italiani Algeri di Gioachino Rossini, cantata però da Cesare Valletti. Andiamo ad ascoltare.
forse verrà, forse verrà, ma non lo spero ancora. Languir per una bella e star lontan, lontan da quella. Bene, abbiamo ascoltato Valletti e qui è chiaro che avete notato la differenza anche, no, di impostazione, come la voce è la tecnica che usa Valletti, pur facendo tutte le note che devono essere fatte, e chiaramente c'è anche una differenza stilistica perché siamo pre-Rossini Renaissance, è una voce che chiaramente è votata a un repertorio anche più largo di quello di Rossini, insomma, cosa che invece oggi è meno accettata perché ci sono come degli specialisti come Flores, come Matteuzzi, che restano in quel repertorio, e invece Valletti si è allargato anche in altri repertori anche più pesanti, no Max? Sì, infatti ascoltandolo possiamo dire che veramente è un'esecuzione comunque di altissimo livello, sicuramente diversa da quella che fa, diciamo, che siamo abituati ad ascoltare ora. Sì. Anche perché comunque Valletti ha spaziato abbastanza nel repertorio, però diciamo fuori da un repertorio diciamo un po' virtuosistico,
non è che ci sia uscito moltissimo, moltissimo, perché se andiamo a vedere il suo repertorio c'era La Sonnambula, c'era Il matrimonio segreto, Le Disir d'amore, La figlia del reggimento. Ecco, questo sarebbe interessante sentire come faceva la figlia del C'è anche reggimento l'amico prima di Fritz. loro. C'è C'è anche Werther. Pasquale, l'amico Fritz. C'è il Werther Ma citato, ma. non Werther, Incoronazione di Pompea, Stevanone della Betulia liberata di Mozart, e così, però poi ti spara anche un Pinkerton della Butterfly. Già. Rinuncio ci può stare, Sì, giusto. rinuncio ci può stare, sì, perché Pinkerton fondamentalmente no. Però insomma c'era, rimane comunque all'interno di un repertorio abbastanza beccantistico, no? Sì, sicuramente sì. Se... Comunque, ecco, diciamo, un Flores oggi a fare Pinkerton non credo No, ecco, che... questa è la differenza, che oggi Flores sicuramente Pinkerton non lo Pinkerton non lo fa, cioè farebbe. non lo accetteremmo neanche, no? No. Non ci interesserebbe Diciamo che in un tantissimo. concerto che non citiamo, ha terminato con il Nessun Dorma. Chi c'era ha detto... Va bene, ma in un concerto Nessun Dorma lo fai, soprattutto se è un concerto un po' nazionale popolare, no? Sì, Diciamo, certo. lo fai, però Ah no, non è che certo. può, cioè, un conto è cantare Nessun Dorma, Sì, certo, un no? Un conto è conto è fare cantare la Turandot. Turandot, Eh beh, chiaro, è è chiaro, è ben chiaro. diverso. Ora, Nessun Dorma, l'acuto lui ce l'ha, basta. Ora, Certo. diciamo, vabbè, è un Nessun Dorma che sicuramente non è il Nessun Dorma di Pavarotti, ecco, insomma. E qui ci sarebbe da aprire un discorso ampio, Certo. perché Ampio. Pavarotti spaziava in questi repertori. Veramente ci accorgiamo sempre di più quanto Pavarotti fosse fuori da tutto questo Eh discorso, già, eh no? beh, ma Perché, Luciano è vabbè, Luciano, non Rossini scherziamo. non l'ha fatto, però No, fa Papilla certo. Reggimento, però ha Certo. fatto Le Disir Ma ha d'amore, fatto i Puritani, cioè... ha fatto Puritani, però ha fatto Ah, anche Aida, Turandot, va, Aida, ha lasciamo fatto... perdere l'Otello Sì, finale, che è vabbè, stata quello... la corona finale più che altro discutibibile della sua carriera, però Beh, ha è stato un fatto André tenore, Chénier, ha fatto, ha fatto insomma... Andrea Scher, cioè è stato un tenore, forse l'ultimo che possiamo ricordare, che l'ha fatto con giusta causa, no? Perché cioè, non così tanto per farlo, cioè che ha lasciato delle cose importanti, è stato l'ultimo tenore Già. che è passato dal repertorio drammatico al repertorio lirico, al repertorio, diciamo, belcantistico, Già. perché insomma, Sonnambula, Puritani, sono quelli, cioè, quindi possiamo anche dire Pavarotti, tenore di coloratura. Beh, sembrerebbe una bestemmia, ma fondamentalmente in certi repertori c'era, cioè comunque era stata la grandissima coloratura rossiniana, dove su questo repertorio non mi risulta si sia mai cimentato, No, ecco, poi no, beh, infatti giustamente, lui come giustamente. con Rossini ha fatto il Guglielmo Tell, però il Guglielmo Tell già è una scrittura più Sì, ma lirica. siamo in un'altra, è un'altra cosa, È ecco, un'altra insomma, non ha cosa, fatto quindi Le non ha Disir, fatto, non ha fatto non ha l'Italiana di fatto il Algeri. Barbiere di Siviglia, ecco, l'Italiana di Algeri, non mi Certo, risulta, ecco, no, neanche a insomma, me risulta. quindi... Oh, tra i grandi tenori di questo repertorio non poteva mancare Luigi Alva, vero Max? Certo, Luigi Alva, diciamo che siamo all'incirca nello stesso periodo di Cesare Valletti, del nostro quasi concittadino Albinio Misciano, no? Sono, diciamo, Albinio Misciano 1915, Valletti 22, Alva 27, ecco, quindi siamo una generazione all'incirca che tra 15, insomma, nell'arco di 12 anni sono nati tutti e tre questi tenori che pressappoco hanno agito nel repertorio con le ricoloratura, però nella vecchia concezione. Quindi andiamo a vedere, ad ascoltare Alva, e questa volta lasciamo un attimino da parte Rossini, no? Andiamo a sentirlo Eh in sì, vediamo qualche altra cosa, anche se lui è se, il certo. Barbiere di Siviglia, Beh. però insomma, Andiamo ad andiamo ad ascoltare. ascoltarlo invece nel Don Giovanni di Mozart, Il mio tesoro intanto. Ascoltiamolo. Andate
Abbiamo ascoltato Luigi Alva nella Il mio tesoro dal Don Giovanni di Mozart. Vabbè, un'altra vocalità, no Max? Ah, sì. Che so di strage morti, nunzio, io tornare. Dura quest'aria, questo testo. Quell'aria è difficilissima. Ed è difficilissima, è un'aria veramente complicata. Complicatissima. E lui la canta bene, secondo me. Sì, la canta bene, ma Alva... uno dei più grandi è venuto a mancare che poco, devo dire, ha lasciato veramente un grande segno perché ha fatto storia, a parte le sue interpretazioni di Barbieri, no? Certo. Insieme a Tito Gobbi, insomma, hanno fatto veramente storia. Quindi, allora, questa sera abbiamo fatto una panoramica di alcuni, ne mancano tanti chiaramente, ma noi non ci potevamo, no? Insomma, soffermare, anche perché il tempo è tiranno, no? Sui tanti che ancora mancano alla sì, anche perché metterne troppi dentro poi si fa una confusione, basta, siamo soffermati su quelli che da noi insomma ci hanno sempre colpito un po' di più, insomma, no? Assolutamente poi, sì, si va sempre no? Siamo aperti a suggerimenti da parte del nostro pubblico, se i nostri ascoltatori certo volessero darci qualche nome
da voler trattare in trasmissione, possiamo Noi siamo tranquillamente. pronti. Siamo pronti e così ne possiamo parlare insieme a loro in chat e ascoltare tenori di agilità. Oh, prima di terminare la trasmissione, ascoltando ancora Juan Diego Flores nell'area di Semiramide, Si sperar voglio contento, diamo gli appuntamenti, perché domani è un giorno importantissimo, che sono i 100 anni di Ettore Bastianini. Fra qualche ora partirà la 24 ore con le opere, parecchie opere di Ettore Bastianini. A 2 ore, Dopo, esattamente 2 ore, perché sì, partiamo a 2 ore, mezzanotte, quindi esatto, fra un paio d'ore. sono le 10 in Sì, punto, fra 2 ore. Infatti stasera chiudiamo anche un po' prima perché infatti. diamo spazio a... Perché dobbiamo preparare la partenza della 24 ore, troverete il link sul sito www.ameliaradio.com e poi domani sera in diretta alle ore 21 la grande festa per Ettore Bastianini. Infatti saremo in diretta io, Massimiliano e diciamo l'Associazione Internazionale Ettore Bastianini, che praticamente festeggerà e brinderà. Parlando di Ettore Bastianini domani sera, proprio il giorno del suo compleanno. Ci sarà anche il festeggiamento per i 10 anni dell'associazione. Sarà una puntata con grandi ospiti, ve li annuncio. Ci sarà Piero Mioli, ci sarà Maurizio Modugno, ci sarà Valerio Lopane, il nostro Alvin, Luisella Franchini e ovviamente avremo il presidente dell'associazione, Angela Rigoli, poi avremo Vito Stabile, che è il presidente facente funzioni, con il priore della Pantera di Siena e Emanuela Bianchi Porro, che come sapete è stata la fidanzata di Ettore Bastianini. Quindi questo domani sera alle ore 21 in diretta, mentre domenica pomeriggio, sempre per festeggiare Ettore Bastianini, la domenica di Ameria Radio delle ore 18 sarà dedicata a brani cantati da Ettore Bastianini e la sera alle 21 l'opera sarà sempre dedicata a Ettore Bastianini e sarà il ballo in maschera del 1956. Questo è quello che la 2 giorni bastianiniana che ci aspetta. Mentre martedì faremo la prima puntata con l'associazione Beniamino Gigli, con cui passeremo più di una serata insieme parlando del grande tenore. Venerdì prossimo avremo ospite, e stasera infatti non l'abbiamo fatto sentire perché lo avremo ospite settimana prossima, Ugo Benelli, e quindi parleremo con lui anche, no? Della Rossini Renaissance, tutto quello che abbiamo detto questa sera, parleremo della sua carriera, ascolteremo i suoi brani più famosi. Max, mi sono scordato qualcosa? No, assolutamente no, abbiamo detto tutto. E quindi non dobbiamo fare altro che E cosa? siamo a posto, ecco, Ma siamo a sì, siamo a posto per questa posto. serata. Abbiamo dato anche per questa serata. Abbiamo dato anche per questa sera. Quindi adesso si va ad ascoltare la Semiramide cantata da Juan Diego Flores. E poi andrà la sigla. Noi intanto vi salutiamo caramente. Io saluto Max. Ciao Paolo, una buonanotte a tutti i nostri ascoltatori, buonasera e buon proseguimento di serata e poi buonanotte, insomma, Certo, e diamo quello. appuntamento alla 24 ore e alla diretta e intanto domani per festeggiare tutti quanti insieme il grande Ettore Bastianini. Ascoltiamo intanto Flores nella Semiramide. Buonanotte a tutti, grazie. Buonanotte. Dell'amor, sì, d'amor, con ciò che dovrai, sì,
quando ero faccio del duca di Norfolk ero sottile, 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 ero un miraggio vago, leggero, gentile, gentile, gentile. Ameria Radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'Opera, con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Quando lo faccio, ero sottile, ero sottile.